Buon pomeriggio amici, pronti per il nostro prossimo laboratorio creativo da realizzare durante il nostro tempo libero impegnato? Seguitemi che andiamo alla ricerca dei materiali che possono esserci utili oggi. Della porporina. Ottima la fettuccia per quello che hai in mente, ma se avete un nastrino o un pezzo di spago va bene lo stesso. Ma questo pezzo di TNT mi piace proprio, poi è giallo. Tempera o acrilico e pennello. Un barattolo. Una caraffa di acqua calda. Eccoci qui, amici. Riepiloghiamo l'occorrente. Forbici, pennello, porporina, TNT stoffa o carta velina, acrilico tempera, un barattolo, dell'acqua calda e fettucce. Hai capito cosa andremo a realizzare? Il barattolo della calma, molto utile per i bambini quando sono arrabbiati. Prima cosa, prendiamo il barattolo e riempiamolo con l'acqua. Bisogna riempirlo tutto, ma lasciate libero un paio di centimetri per permettere all'acqua di muoversi e a tutto quello che ci andremo ad inserire all'interno. Inseriamo una puntina di colore blu, che rappresenta il colore della calma, e con un pennello mischiamolo nell'acqua. I brillantini, chiudete il barattolo. Del TNT o la stoffa e tagliatene un pezzo. Prendete la fettuccia e tagliatene un pezzo. Prendete il nostro pezzo di stoffa TNT, poggiatelo sul barattolo e con la fettuccia andiamo ad attaccare. Il nostro barattolo della calma è pronto. Adesso, quando i vostri bambini si arrabbieranno, muovetelo davanti ai loro occhi e con l'effetto dei brillantini vedrete che si rilasseranno.